Sostanzialmente è l'idea di porre a centro il pubblico e di coinvolgerlo nelle interazioni. Viviamo in un mondo in cui storicamente c'è sempre stata una dicotomia tra chi produceva e chi consumava. Non importa che si trattasse di un prodotto di consumo, un prodotto culturale, un'esperienza. Quello che sta avvenendo grazie all'avvento delle tecnologie, la terza rivoluzione industriale portata da internet, la nascita di generazioni molto diverse per modi di comportarsi ed esigenze rispetto a quelle dei nostri padri, nonni e bisnonni, sta portando sempre più l'idea di rendere il mondo un po' più vicino al senso di protagonismo, di partecipazione e di interazione che i videogiochi hanno saputo cavalcare e farne una ragion d'essere. Quindi la gamification è applicare questa modalità progettuale che ha al centro il pubblico per traslarla in settori non gaming dove è forte e sentita sempre più questa esigenza. Un esempio concreto, ora siamo appena usciti da un panel sul mondo dell'editoria, un progetto nel quale sono stato coinvolto del 2015, io leggo perché.it, tuttora online, è un progetto realizzato dall'Associazione Italiana Editori che mira ad incrementare l'esposizione dei libri verso il pubblico dei lettori. Che strada hanno scelto? Innanzitutto il digitale poi accompagnato da logiche di gamification. Abbiamo creato una piattaforma dove l'obiettivo è quello di assumere lo status di messaggero per diventare il messaggero della lettura e quindi sbloccare dei premi che sono dei libri che poi tu devi andare a riregalare nelle piazze italiane, devi raggiungere una certa soglia di punti, come se fosse un videogioco. Questi punti come si ottengono? Si ottengono superando delle missioni. Queste missioni presenti in elevato numero sono di tipologia diversa. Raccontaci l'ultimo libro che hai letto, invia un tweet con un certo hashtag, inviaci una foto di te mentre leggi insieme a tuo figlio o a un tuo genitore, inviaci a Pasqua una foto di un libro vicino a un uovo di Pasqua. Sono missioni creative che però hanno lo scopo di trasformare persone che già leggono in ambassadors della lettura, utilizzando quindi il potenziale dei social network, far arrivare la lettura a fette di utenza che solitamente non leggono, con poi anche delle classifiche, dei badge che si sbloccano sul profilo, un muro sociale in cui tutte le azioni caricate dagli utenti sono visibili dagli altri. Quindi questo è un esempio di come si può generare partecipazione e coinvolgimento anche attraverso la gamification. Mi sono sempre dato come schema uno circolare che io chiamo l'engagement loop. L'idea è che per generare coinvolgimento tu debba partire da prima che l'azione avvenga, deve continuare ovviamente durante l'esperienza, e qui quasi sempre le aziende o le istituzioni culturali si focalizzano cosa fa l'utente quando si trova dentro al museo, quando si trova dentro alla libreria, un momento importante ma non è l'unico. Quindi cosa accade prima, cosa accade durante e soprattutto cosa accade dopo, cioè come io mantengo il contatto e continuo la curva di coinvolgimento quando la persona è uscita dal museo. E lì è possibile mettere in campo delle azioni, ad esempio l'utente che dalle cose più banali, scrivere delle recensioni, inviarci delle foto su come sta leggendo quel libro, taggare le persone con le quali ha letto quel libro, alle quali quel libro potrebbe interessare. E solo quando si riesce a creare questo ciclo è facile acquisire nuovi pubblici, coinvolgerli durante l'esperienza e creare fidelizzazione nel post affinché poi ritornino a compiere quell'azione più e più volte. E io credo che questa sia la sfida a cui tutti siamo posti.